Buongiorno a tutti. Allora, come promesso, vi faccio il seguito del video delle premesse che abbiamo visto l'altra volta. Quindi, se non lo avete visionato, vi consiglio di andare a vederlo in modo che abbiamo, diciamo così, delle basi, delle caratteristiche generali delle pinze d'estrazione. Oggi andiamo nello specifico a vederle tutte. Quindi, a fine di questo video, che vi dico già sarà un pochettino lungo, spero di avervi dato le basi per poter riconoscere man mano le pinze d'estrazione. Allora, vi ricordate cosa avevamo detto? Che c'erano dei manici arcuati, bombati, e dei manici piatti. Ne riprendiamo uno, giusto per esempio. Quindi vedete che appoggiandolo su un ripiano non è dritto ma è curvo, e invece ci sono altri manici che sono completamente piatti. Questa è la prima grande distinzione che ci può aiutare, ma con delle eccezioni. Quindi andiamo con ordine. Allora, adesso io li avevo già sistemati ipotizzando tutti i manici dritti da questa parte e quella a mia disposizione con il manico non dritto, quindi ricurvo, sulla sinistra. Allora, immaginiamo di dover fare la divisione, come poi sarà nello studio, di, guardando le pinze, fare tutte le considerazioni per capire su che dente sono giuste piuttosto che non vanno bene, perché in questo caso, come sapete bene, il dottore ti chiederà la pinza per tal dente e noi, solo riguardandola, quindi aprendo il cassetto, guardando la busta, dovremo andare a riconoscerla. Allora, prima cosa, partiamo facendo un'ipotetica estrazione a tutti i denti superiori di una persona e poi andiamo invece nell'arcata inferiore. Quindi, per ora, questo è il nostro paziente diligente di oggi. Immaginiamo di estrarli tutti i denti superiori e poi andremo con i denti inferiori. Consideriamo anche che il paziente più o meno apre, se va bene, tanto così, già tre dita è un successo. Quindi lo spazio a disposizione sembra tantissimo, ma effettivamente non lo è. Allora, prima considerazione: appena si entra è come se fossimo, diciamo così, dritti. Più ci spostiamo verso la parte distale, più andiamo pian pianino a salire. Allora, in questo caso vi faccio vedere, come nell'immagine che vedete adesso in sovraimpressione, tenere presente questa curva, che ha altre caratteristiche di impiego, ma noi serve solo per avere l'idea di capire che superiormente, quando siamo nella parte frontale, siamo dritti, diciamo così. Zona premolare siamo leggermente verso l'alto, man mano che ci spingiamo verso i molari siamo più lontani e più in alto. Allora, prima cosa: manico dritto in questo caso e valve completamente dritte, quindi vedete che è una pinza tutta totalmente dritta. Guardiamo le valve. Le valve non hanno dei rostri, quindi sono completamente valve lisce. Questa è la pinza per incisivi centrali, incisivi laterali, canini superiori, sia dell'arcata di destra che dell'arcata di sinistra. Quindi, ipotizzando di usarla su un paziente, la situazione sarà questa. Quindi vedete che questa forma permetterà al dottore di fare forza e di sfilare il dente da canino a canino senza andare ad impattare sulla parte inferiore. Quindi, pronti via, manico dritto, pinza completamente dritta senza rostri per centrali, laterali, canini superiori, sia di destra che di sinistra, e questa la mettiamo da parte. Adesso andiamo a vedere, quindi, se sempre ipoteticamente abbiamo estratto il gruppo frontale, andiamo a vedere i premolari. Premolari, abbiamo detto che prima eravamo dritti, adesso pian pianino ci stiamo iniziando a spostare verso l'alto, corretto? Allora andiamo a prendere un'altra pinza. Questa è una pinza che ha il manico curvo, ok? E ha poi, guardiamolo, le valve leggermente inclinate rispetto al gambo. Quindi vedete che non sono completamente dritte, ma tendono leggermente a guardare verso l'alto. Ecco quello che dicevamo prima rispetto a quella ipotetica riga di cui abbiamo parlato all'inizio, quella linea, meglio detta. In questo caso andiamo poi a vedere quello che è la parte finale delle valve. È
completamente anche qua senza rostri da entrambe le parti. Quindi con questa pinza che ha manico curvo, valve leggermente angolate e assenza di rostri, si va ad estrarre il primo e il secondo premolare superiore dell'arcata di destra, primo e secondo premolare dell'arcata superiore di sinistra, ipotizzando sempre di vederlo all'opera da parte del dottore nel cavo orale. Siamo in questa situazione. E adesso procediamo. Adesso siamo arrivati a dover estrarre, ci manca il gruppo molare e il gruppo molare. Cambio volutamente modellino in modo che adesso li ho tutti a disposizione. Quindi fino ad ora abbiamo estratto di qua e fino ad ora abbiamo estratto di qua. Ci manca sesto, settimo, ottavo, sesto, settimo ed ottavo. Allora facciamo un'altra considerazione. Le pinze per gli ottavi, sia superiori che inferiori, sono a sé stanti, quindi gli ottavi hanno una loro pinza dedicata, chiaramente sia per i superiori e poi un'altra per gli inferiori. Adesso andiamo a quello che è la maggior parte delle volte la difficoltà che riscontro in aula sul riconoscere la pinza per sesti e settimi superiori di destra rispetto a quella di sinistra, perché purtroppo in alcune pinze non sono lavoranti esattamente sulle stesse due arcate, cioè ci sarà una pinza che permetterà, che io non ho, ve la metto in sovrimpressione, che permetterà di estrarre a scelta sia sesto e settimo dell'arcata superiore di destra che sesto e settimo dell'arcata superiore di sinistra, ma la maggior parte delle volte i dottori hanno la divisione, quindi una pinza andrà bene per sesti e settimi superiori di destra e un'altra andrà bene per sesti e settimi superiori di sinistra. Allora andiamo a vedere, come al solito, prima cosa abbiamo detto il manico. Anche in questo caso abbiamo un manico ricurvo. Valve, vedete che come quelle precedenti non sono dritte ma sono leggermente che guardano verso l'alto. E andiamo a vedere la novità sulla parte finale delle nostre valve. Notate che qua c'è un rostro e una valva liscia. Questo che cosa vuol dire? Eccolo qua, sono riuscita a metterlo a fuoco. Vedete bene? Rostro e di qua no. Vi ricordate che avevo già fatto un video sulla divisione e il riconoscimento veloce della pinza superiori di destra molari e superiori di sinistra? Questa quindi è una delle due, ma andiamo a fare le considerazioni per capire, va bene per l'arcata superiore di destra o per l'arcata superiore di sinistra. Allora, voi ce l'avrete all'interno di una busta conservata così dritta nel cassetto, quindi il riconoscimento, come tutte le pinze, deve avvenire subito appena noi apriamo un cassetto e teniamo in mano una busta. Quindi consiglio di non andare mai a mettere le pinze o gli strumenti in generale storte o al contrario, perché vi rendono difficile il riconoscimento. Quindi immaginiamola imbustata così. Nello specifico vedete che ha un rostro che è esattamente nella parte di destra e non rostro nella parte di sinistra. Abbiamo anche detto nel video precedente che il rostro va a inserirsi nella forcazione vestibolare. Quindi adesso dobbiamo tirare fuori l'anatomia. Quante radici ha un sesto e un settimo superiori, sia a destra in questo caso che a sinistra, perché l'anatomia non cambia? Il sesto e il settimo superiore di destra e di sinistra hanno tre radici, di cui due vestibolari e una palatale. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se adesso io andassi a prendere, se fosse un dottore, questa pinza, il mio rostro deve inserirsi nella forcazione e so che, essendoci due radici vestibolari, la forcazione sarà appunto in posizione vestibolare. Proviamo ad andare a prendere il dente, o meglio, la bocca, e simuliamo un'estrazione. Se io fossi il dottore ed entrassi così, vedete che a livello vestibolare non c'è il rostro, ma rimarrebbe a livello palatale. Non è corretto. Proviamo invece a vederla da questo punto di vista, quindi entrando sempre in questa direzione. Vedete che cosa è cambiato adesso?
Il rostro è correttamente posizionato qui dove ci sono effettivamente l'incontro delle due radici, e guardandola dall'interno la parte senza rostri è dove c'è l'assenza di forcazione. Quindi che cosa vuol dire? Che questa pinza con il rostro sulla parte destra va bene per l'arcata superiore di sinistra, perché io adesso è come se stessi guardando me stessa, giusto? Quindi in questo caso, ribaltando, diventa tutto speculare. Quindi pinza con rostro a destra va bene per primo e secondo molare superiori di sinistra. La stessa identica pinza, ma speculare, che io in questo momento non ho, avrebbe il rostro da questa parte e la valva liscia da quell'altra, quindi è come se fosse la gemella. Allora a quel punto che cosa vuol dire? Che quella invertita sarà col rostro a sinistra, valva liscia a destra, e andrà bene per, sempre lo stesso ragionamento che abbiamo fatto, per togliere, fare un'estrazione di un sesto e settimo superiore di destra. Detto questo, arriviamo ai famosi denti del giudizio, gli ottavi. Allora, gli ottavi per anatomia avrebbero anche loro sempre tre radici, di cui sempre due vestibolari e di cui una palatale, sia a destra che a sinistra. Ma che cosa succede? Essendo così posteriorizzati, lo spazio a loro disposizione nell'osso è poco, e quando avviene la genesi del dente, le radici si formeranno dopo la corona. E man mano che si formano le radici per mancanza di spazio, quindi loro sarebbero nate in questo modo corretto, cosa succede? Vanno a fondersi molto molto spesso tra di loro. Quindi vedete che la mia forcazione, che avrebbe dovuto esserci, in questo caso si è chiusa. Quindi io, non avendo più forcazioni, non ho bisogno della presenza di rostri, ma non è un'unica radice, è il frutto di normalmente tre radici che si sono fuse tra di loro. Se invece per mille motivi di spazio il dente ha tutto un suo spazio, scusate la ripetizione, a disposizione, potrà tranquillamente crescere con tre radici. Allora a quel punto vale lo stesso identico discorso che abbiamo fatto per se di destra, pinza per molari superiori di destra, se sarà di sinistra, pinza per molari superiori di sinistra. Contando però, abbiamo detto che la maggior parte dei denti del giudizio superiori non hanno spazio, quindi c'è la fusione di queste tre radici in un'unica, andiamo a vedere la pinza adatta. Manico dritto. Guardiamo adesso le valve. Vedete che sono molto più lunghe di tutte le altre, che scendono e poi risalgono. E guardiamo in vicinanza le nostre punte delle valve, vedete che non hanno assolutamente rostri. Questa pinza è chiamata anche pinza a cestello ed è quella specifica per ottavi superiori, sia di destra che di sinistra. In questo caso la lunghezza delle valve aiuta ad arrivare in una zona così tanto distale. Adesso andiamo a vedere quest'altra pinza. Che caratteristiche ha? Ha sempre il manico dritto, ma guardate la forma. Ve la metto a confronto con quella che abbiamo appena visto degli ottavi. Non ha praticamente la stessa identica incurvatura, che prima scende e poi risale, prima scende e poi risale. Guardiamole però adesso da vicino. Vedete che sono molto diverse e hanno le valve che prima non toccavano, e adesso invece sono lunghe e strette e toccano tra di loro. Allora adesso, questa pinza chi è e a che cosa serve? Questa è la pinza per estrazione di radici superiori di qualsiasi dente. Da cosa la riconosciamo? Dal fatto che le valve siano molto sottili e lunghe, e soprattutto toccano tra di loro, perché dovendo entrare in un alveolo, che è una zona lunga e profonda, anche la forma delle mie radici, o meglio della mia pinza per radici, mi viene ergonomicamente soddisfatta. A
Adesso andiamo a vedere invece per la parte inferiore. Inferiormente siamo un pochettino più avvantaggiati. Perché? Perché non avremo mai nessun manico diverso se non tutti completamente dritti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le eccezioni del manico ricurvo o dritto possiamo averli nel settore superiore. Nel settore inferiore invece non ci possiamo sbagliare perché tutti i manici sono dritti. E notate un'altra cosa, ve le metto tutte in verticale. Guardate, questa la vediamo dopo. Vedete che sono più o meno ad angolo retto? Questa è un'altra grandissima, adesso vi faccio vedere anche lei, anche se di profilo, è un'altra grandissima caratteristica di riconoscimento delle pinze per inferiori, cioè tutto ciò che ha un angolo simile, per capirci, intorno ai 90 gradi, quindi a becco, non dritte, ma a becco, nemmeno poco storte, ma proprio ad angolo retto, sono per inferiori. Allora, facciamo sempre il ragionamento di prima, quindi partiamo a dover estrarre un gruppo frontale e poi man mano andiamo posteriormente. Ed ecco qua il nostro modellino inferiore. Allora, pronti via. Quindi abbiamo detto che adesso il manico sarà sempre dritto. Guardate questa pinza, è praticamente a 90 gradi, cioè le valve sono circa a 90 gradi rispetto al manico e hanno le due valve completamente lisce. Ve le faccio vedere meglio. Ok, le due valve completamente lisce. Questa pinza va bene per estrarre centrali, laterali e canini, inferiori di destra e di sinistra, quindi tutto il gruppo frontale, quindi da canino a canino, chiaramente passando poi per il laterale, centrale, centrale e laterale, tutti i denti monoradicolati. Adesso arriviamo ai premolari, quindi siamo più o meno, non proprio di fronte, non siamo troppo dietro, siamo come al solito più o meno al centro, diciamo così, della lunghezza dell'arcata. Allora adesso cosa mi serve? Mi serve una pinza che ha sempre il manico dritto, e abbiamo visto che non cambia mai. Abbiamo però le valve che non sono esattamente a 90 gradi come prima, ma sono leggermente come angolo superiore a 90 gradi. E guardate la punta, le due valve sono completamente senza rostri. In questo caso quindi manico dritto, le valve un po' più che 90 gradi, che non toccano e senza rostri, sono per premolari inferiori di destra e di sinistra, quindi utilizzandoli se fossimo dottori in bocca avremmo una situazione di questo tipo. Adesso arriviamo invece a sesto e settimo inferiore, sesto e settimo inferiore, ma di destra e di sinistra. Allora, qua è meno complicato che la parte superiore. Perché? Perché per fortuna qui abbiamo una pinza che ci risolve tutti i problemi, non dobbiamo più fare la distinzione destra o sinistra. Allora, abbiamo questa pinza che ha manico dritto e vedete che anche qua non è cambiato. Inclinazione praticamente a 90 gradi, ma guardate le due punte, ve le metto a fuoco meglio, vedete che entrambe hanno rostro superiore e rostro inferiore, quindi hanno due rostri. E cosa abbiamo detto che succede quando c'è il rostro? Il rostro si inserisce nella forcazione. Allora, in questo caso sicuramente vuol dire che abbiamo una forcazione vestibolare e una forcazione linguale. Allora, fisicamente parlando, avremo questa situazione sia per il sesto che per, lo prendo da questa parte, il settimo. Perché adesso ci servono due forcazioni, o meglio, ci servono due rostri perché ci sono due forcazioni. Prendiamo l'anatomia del sesto e del settimo. Quante radici hanno? Due. Dove sono queste radici? Sono una in posizione mesiale, l'altra in posizione distale, quindi come se fossero all'interno dell'osso così.
In questo caso, essendo così, vedete che io ho una forcazione da questa parte e ho una forcazione da questa parte, quindi ho bisogno di due rostri, uno che si inserisce vestibolarmente, l'altro che si inserirà palatalmente. Quindi ecco spiegata la presenza di questa pinza con doppi rostri. Adesso arriviamo sempre al solito ai nostri ottavi, che a livello di anatomia sono esattamente come i sesti e settimi inferiori, quindi hanno sempre due radici, una in posizione mesiale e una in posizione distale. Andiamo a vedere la pinza. Manico dritto, quindi anche qua confermiamo. Adesso guardiamo le valve. Vedete che sono piegate, ma prima che si pieghino, vedete quanto sono lunghe e poi hanno la nostra curva. E guardiamo la parte della punta, è da entrambi i lati con doppio rostro, sia in una zona, eccolo qui, che nell'altra. Allora adesso cosa serve? Guardatela, inserite ipoteticamente in bocca. Il dottore, arrivando in questa situazione, che cosa permetterà di avere? Permetterà di avere la lunghezza per arrivare così in fondo e poi l'angolo per cadere, diciamo così, per prendere il dente più posteriorizzato che abbiamo, che avendo ancora due radici, mesiale e distale, ha bisogno di posizione del rostro sia vestibolare che linguale, idem da questa parte. Quindi entrando così sarà sia linguale che vestibolare. Purtroppo non ho a disposizione in questo momento la pinza per radici inferiori, ma ve la metto in queste immagini che state vedendo in sovraimpressione. Quindi anche qua vedete che come forma ricorda molto quella per gli ottavi inferiori. Come al solito, fatemi sapere se vi è servito e adesso facciamo un piccolo e brevissimo riassunto, così ve le faccio passare una dopo l'altra per capirle meglio. Allora, super riassunto delle superiori. Manico dritto, valve dritte, no rostri, va bene per quella tutta dritta, diciamo così, va bene per estrarre da canino a canino superiori. Poi abbiamo manico ricurvo, valve leggermente incurvate, no rostri, quindi che iniziano a guardare verso l'alto. Abbiamo detto che siamo più o meno a metà bocca, quindi loro vanno bene per premolari superiori di destra e premolari superiori di sinistra. Poi abbiamo visto la difficoltà, cioè sesto e settimo superiore di destra rispetto a sesto e settimo superiore di sinistra. Manico ricurvo, valve che guardano anche qui leggermente verso l'alto, presenza di un rostro e di una valva liscia, perché abbiamo, ripeto ancora, tre radici di cui due vestibolari e una palatale, quindi in questo caso il rostro è solo da inserire nella zona della forcazione che appunto è vestibolare. E abbiamo fatto la distinzione tra pinza che va bene per sesti e settimi di destra, pinza che va bene per sesti e settimi di sinistra. Poi siamo arrivati ai nostri denti del giudizio e abbiamo visto che abbiamo ancora un manico dritto, valve che prima scendono e poi risalgono, fanno questa specie di S, di L, non so cosa vi possa ricordare. Non abbiamo presenza di rostri, semplicemente perché abbiamo detto che la maggior parte dei denti del giudizio non ha spazio e quindi fonde le radici e fondendole va a chiudermi la forcazione, quindi è un'unica grossa radice ma formata da tre che si sono fuse insieme, quindi non ho bisogno in teoria di rostri. Quindi pinza cestello per ottavi superiori di destra e ottavi superiori di sinistra. Ricordiamo ancora, se avesse quindi il dente le classiche tre radici, se è superiore a destra usiamo la pinza permolare di destra, se fosse a sinistra pinza permolare superiore di sinistra. Poi abbiamo visto l'altra pinza che ha similissima a livello di forma, manico dritto, questa curva ma con valve che toccano e sottili senza rostri. Questa è una pinza per estrarre radici nell'arcata superiore.
Stesso identico discorso per invece il ripasso di quelle inferiori. Allora, abbiamo visto tutti i manici dritti, tutti con inclinazione più o meno a 90 gradi, in questo caso no rostri, e va bene per, data l'angolazione, andare ad estrarre gruppo frontale da canino a canino inferiore, senza distinzione di destra e di sinistra. Poi siamo stati più o meno a metà bocca, allora cambiamo pinza e andiamo a prendere, eccola qui, manico dritto, curvatura leggermente superiore ai 90 gradi, no rostri. Quindi questa va bene per premolari inferiori di destra e di sinistra. Siamo arrivati ai molari? Sì, ma qua non abbiamo particolari problemi, perché abbiamo detto che con una pinza ce la caviamo a fare tutto. Quindi adesso manico dritto, curvatura, doppio rostro. Quindi in questo caso va bene sia per il sesto e il settimo inferiore di destra, sia per il sesto e il settimo inferiore di sinistra. Poi, come al solito, abbiamo i nostri ottavi, sempre il manico dritto, valve lunghe prima della curva e presenza di doppio rostro, perché ricordo ancora, normalmente invece gli ottavi inferiori mantengono tranquillamente la crescita, la formazione delle loro due radici, una mesiale e una distale. Ci mancava, abbiamo detto, quella fisicamente parlando per le radici, ma ve la ripropongo adesso in sovrimpressione. Allora aspetto i vostri commenti e spero che mi abbiate seguito fino a qua, anche se so insomma che era lunga, ma credo e spero di potervi essere stata d'aiuto. Aspetto che me lo diciate voi. Grazie mille e buona giornata.